Wake the fuck up. Gift. How can there be yours without mine, and mine without yours? In this ever-moving, infinite, beautiful, chaotic, dysfunctional dream. But where there is one, we divide one into. Divide the whole into yours and mine. Here, now I see. I own these words. They are my words, not yours. My creation, my pronunciation, my very own enunciation. My own syllables and rhymes, my own meter, my own time. These are my words, not yours. Mine. Mine, 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 mine. Eccoci al termine del match valido per la seconda giornata di Liga tra Atletico Bilbao e Atletico Madrid. Vittoria dell'Atletico Madrid, griffato Macelleria Mancino col punteggio di 6-4. Siamo qui con uno dei protagonisti del match, colui che ha deciso alla fine con il gol del 6-4 questa partita. Allora Coco, una partita più difficile rispetto all'esordio. Sì, decisamente più. Una buona vittoria da parte vostra, che in due partite comunque ottenete 6 punti. Sì, una bella partita equilibrata fino all'ultimo, con poche reti perché giustamente è molto equilibrato. I ragazzi, pure l'altra squadra, è stata una bella partita tranquilla,
ti chiedo una cosa riguardo alla, alla prima partita di Sordo. Stasera abbiamo visto nuovi elementi, magari anche diciamo, questo aspetto ha inciso sull'andamento del match. Eh sì, eravamo un po' rimaneggiati, diciamo così. Non c'erano i titolari più forti, diciamo. Ti chiedo un ultimo commento sulla tua gara. Stasera abbiamo detto che sei stato bello del gol finale. Sei soddisfatto, no? Che voto ti dai? Sì, è un buon voto per il gol all'ultimo che ha deciso la partita. È stato decisivo. Ok, grazie mille. Siamo con Marasco dell'Atletico Bilbao FA, verso al termine del match purtroppo perso contro l'Atletico Modigi col punteggio di 6-4. Allora Marasco, una buonissima partita da parte vostra, un passo in avanti sul piano della prestazione rispetto all'esordio contro Sarrais Barcellona, però purtroppo è arrivata la sconfitta. Ti chiedo un commento complessivo su questo match. Beh, sicuramente il passo avanti c'è stato, però non grande come doveva esserci. Siamo ancora, giochiamo poco, comunque non si vede che non siamo molto in forma proprio fisicamente, non arriviamo tutti sulle palle e ancora dobbiamo metterci in forma. Ci mancano molti elementi. Non abbiamo mai giocato insieme, con Salvatore per esempio non abbiamo mai giocato, ancora ci dobbiamo conoscere meglio, dovremmo giocare un po' in settimana per vedere qualcosa. Un appello del capitano. Ti chiedo una cosa sugli avversari, sì. Stasera l'Atletico Madrid è considerato comunque una delle big di questo girone, come la reputi, insomma, che impressione gli ha dato? Secondo me Sarrais ha qualcosa in più rispetto a loro e credo anche l'Espagnol siano un livello sopra rispetto a loro. Hanno Francesco che comunque Di Meo è segna dappertutto, quindi è tosta, però secondo me come squadra l'Espagnol e Barcellona un po' meglio. L'ultima cosa, sappiamo che siete orfani del vostro capitano storico Girona Polano, se volete fare un appello affinché torni a giocare con voi hai la telecamera. Ci manca tantissimo, ci servirebbe veramente tanto, soprattutto la sua grinta, la sua personalità, ci manca tanto, speriamo che accetti che, insomma questo sì, che venga, appello. Però per il momento non credo, forse recuperiamo Festevole, già qualcosina in più, dai, ringhio anche ci serve. Dare una mano, sì. Ok, ringraziamo Marasco, se non al prossimo.